Eccoci qui nuovamente su Home Writing. Oggi parliamo della leggendaria figura dell'agente letterario. Andiamo a vedere un attimo di cosa si occupa. L'agente letterario non è nient'altro che una persona appassionata di editoria che si pone come intermediario tra autore e casa editrice. Sarà infatti compito dell'agente letterario rappresentare un autore e proporre il testo o i testi di quell'autore a delle case editrici affinché quest'ultime possano pubblicarlo. Ma come si arriva a un agente letterario? Solitamente si prende il testo che vogliamo inviare a valutazione e lo proponiamo a un agente letterario, chiedendo solitamente una scheda di valutazione. Questa scheda di valutazione potrà essere positiva o negativa ed esalta tutti i punti di forza e mostra i punti di debolezza del testo con eventuali modifiche. Quindi è un prodotto tecnico che va a sviscerare il testo in questione. Per cui l'agente in questo caso sarà anche un lettore molto molto scrupoloso, che non andrà soltanto a valutare quella che è la storia, ma anche lo stile utilizzato, la narrazione, le tecniche di scrittura. Ora, poniamo il caso in cui io invii il mio testo a un agente letterario. Quest'ultimo potrà rispondermi in maniera positiva dopo X tempo o in maniera negativa. Delle volte non rispondono affatto, in quel caso considerate il testo valutato in maniera negativa, però per correttezza e di consueto si invia una valutazione. Nel momento in cui la valutazione è positiva, può essere proposto un servizio all'autore del tipo: la valutazione è positiva, ma abbiamo bisogno di sistemare alcune cose all'interno del testo. Ed è qualcosa di probabile, perché mai nessuno vi dirà: ok, valutazione positiva, da domani sarà presentato da noi. No, si procede quindi all'editing, si sistemerà il testo, a quel punto con il testo pronto verrà quest'ultimo sottoposto all'attenzione di editori. Quali sono i compensi? Solitamente le agenzie letterarie chiedono un compenso per la valutazione tecnica, oppure abbiamo anche casi in cui la valutazione è gratuita, il servizio di editing successivo viene proposto a pagamento, oppure addirittura si richiede un compenso soltanto alla stipula del contratto. L'agente letterario prenderà solitamente dal 5 al 20, in alcuni casi anche 30% del compenso totale dell'autore, quindi derivante dalle vendite, ma anche dalla cessione dei diritti, quindi parliamo di copyright a livello cinematografico, per il teatro, per il merchandising, quindi magliette, statuine e quant'altro. Perché è bene avere un agente letterario? Perché fondamentalmente è un po' un biglietto da visita. Proporsi a un editore attraverso questo agente letterario comunque è qualcosa che risalta subito all'occhio. L'editore dirà a se stesso: cavoli, però, a un agente letterario il testo che andrà a proporre potrà essere valido. L'agente letterario è una figura molto preparata in campo editoriale. Ed è importante sempre avere una spalla o qualcuno che comunque guidi l'autore attraverso il suo percorso all'interno di quello che è il mercato dei libri. Avere un agente letterario significa poter avere accesso anche alla valutazione da parte di grossi editori riguardo il proprio testo. Solitamente editori del calibro di Mondadori, Einaudi, Longanesi, quindi grossi editori, non accetteranno manoscritti in valutazione. In questo caso subentra l'agente, perché attraverso l'agente è possibile arrivare anche a quegli editori, poi in base ai contatti dell'agente. Ci sono agenti letterari molto affermati in Italia, mi viene in mente Laura Ceccacci su tutte. Anche scegliere il giusto agente letterario è qualcosa di non semplicissimo, perché molti, soprattutto con la moda dell'agente letterario nell'ultimo periodo, si professano ad agenti quando poi non hanno contatti, per lo più si tratta di truffe o di persone che non faranno altro che pubblicarvi con editori a cui sareste potuti arrivare tranquillamente anche da soli. Per cui occhio alla scelta dell'agente letterario, perché sceglierne uno, riuscire a superare una valutazione e averne uno è fondamentale. Ovviamente sarete proposti agli editori tra i contatti di quell'agente. Non tutti gli agenti letterari hanno gli stessi contatti, altrimenti non ci sarebbe la differenziazione tra quelli che approcciano al mestiere di agente letterario, che si inventano agenti letterari dall'oggi al domani, e
ed è a chi invece svolge questo mestiere da molto più tempo. Io spero di esservi stato utile e come sempre supportate il canale lasciando un like, un commento, iscrivetevi, spuntate la campanellina per le notifiche, seguitemi sui social e noi ci vediamo al prossimo contenuto video.